Cosa male? Se non ho provato un progetto per andare in Spagna, mi sa di sì. Ciao a tutti, sono Vincenzo Scalavino, volontario dell'associazione Uniamoci Ollus, e in questo video vi voglio raccontare la mia esperienza in Spagna durante lo SVE, quello che oggi si chiama il Corpo Europeo di Solidarietà. Allora, il progetto si chiama Being Europe e io ho svolto 5 mesi in Spagna a Numancia de la Sagra, vicino Madrid. Da premettere che non ero mai stato in Spagna, ci volevo andare tantissimo perché mi piace la lingua, mi piaceva tantissimo il loro modo di fare, molto simile al nostro, quindi sono stato molto contento di poter andare in Spagna. Appunto sono stato a Numancia e ho lavorato, ho svolto volontariato appunto in un centro giovanile con bambini e adolescenti. Ho avuto diverse mansioni, tra cui la creazione di un programma di musica italiana dove io registravo la mia voce, diciamo che annunciava la canzone che poi sarebbe stata trasmessa e registrata a programma ultimato nella radio locale di Numancia, che tra l'altro si trovava esattamente nel posto dove io svolgevo il volontariato, in questo centro giovanile. Non ho fatto solo questo perché ho avuto modo di insegnare inglese sia a bambini e anche ad adolescenti. È stata la mia prima esperienza di insegnamento di inglese. Non l'avevo mai fatta, infatti all'inizio ero molto molto spaventato perché non sapevo come potevano reagire. Però è andata molto bene, anche perché sono stato aiutato da un mio collega francese, perché dovete sapere che io ero lì con due miei colleghi francesi, oltre che con il mio assistente che si chiama Lassana dal Mali. Quindi io ho avuto modo di insegnare l'inglese ai bambini e ad adolescenti, e inoltre ho anche svolto un corso di italiano per spagnoli, cioè per la gente del posto. Ho avuto praticamente modo di insegnare l'italiano a persone appunto locali, ed è anche questa era una cosa che non avevo mai fatto, mai svolto, ed è stato veramente bello, molto stimolante, molto bello. Oltre ovviamente il tutto questo che ho appena elencato, abbiamo svolto delle attività di giochi per tutto il giorno durante le vacanze di Natale ai bambini, cioè abbiamo svolto una serie di giochi per i bambini del centro. E tutte queste cose io non le avevo mai fatte, per me erano cose completamente nuove. Mi sono lanciato in questa avventura, dove tra l'altro ho avuto modo di praticare tre lingue, tra cui l'inglese, il francese e lo spagnolo, perché praticamente io con i miei capi e con i bambini del centro parlavo in inglese e in spagnolo, e poi con il mio assistente ho parlato anche in francese, e quindi ho anche avuto modo di approfondire, di rinforzare i vocaboli di tutte queste lingue. Essendo che io amo le lingue, è stata un'esperienza veramente bellissima che ti fa crescere sia umanamente ma anche a livello di lavorativo, a livello professionale. Non solo lavoro, non solo attività, ho anche imparato tantissime loro tradizioni, tra cui la notte vecchia durante il Capodanno. Dovete sapere che loro non fanno il conto alla rovescia come lo facciamo noi durante il Capodanno, ma mangiano un chicco d'uva dopo ogni rintocco che precede la mezzanotte. Quindi non solo attività lavorative ma anche cultura e tradizione, e questo insegna
lo SVE, o il Corpo Europeo di Solidarietà, questo insegna e questo porta ad imparare, ti fa crescere a livello lavorativo ma anche a livello umano, ed è un'esperienza che veramente consiglio a tutti di fare al più presto, perché cambia, ti fa veramente crescere tanto e ti cambia anche come persona. Quindi ringrazio l'associazione NMCO che mi ha dato questa opportunità e spero, anche se sono un po' fuori età per fare il Corpo Europeo di Solidarietà, di poter fare tantissimi altri progetti come questo. E vi saluto e grazie per avermi ascoltato. Ciao! Lo SVE, il mio secondo SVE, anzi in realtà è stato il primo, in Estonia, per una durata di 45 giorni, dal 14 aprile 2014 appunto al 25 maggio dello stesso anno, ho trascorso 45 giorni in Estonia. Il progetto di riferimento era Fix It. È stato uno dei miei progetti più difficili, perché ricordo che quando Davide Di Pasquale mi propose questo progetto mi ha detto esplicitamente che non era esattamente adatto a me e alle mie competenze, però mi ha proposto ugualmente di se volevo farlo comunque, e io di buon grado, essendo una persona che ama viaggiare ed essendo sempre pronto, diciamo, a partire, ho accettato di buon grado questa proposta e sono andato appunto in Estonia, a Tallinn, appunto per una durata di 45 giorni, dove il progetto prevedeva del giardinaggio, cioè fare del giardinaggio e imparare sulle piante e sull'arte del giardinaggio. Ovviamente per me, come era effettivamente previsto, non era adatto, però nonostante questo sono riusciti comunque a darmi dei compiti. Io facevo praticamente, diciamo, osservavo il lavoro del giardinaggio e la mentore e gli altri ragazzi mi hanno consigliato di fare praticamente delle fotografie da inserire nel blog appunto del progetto. Quindi io non ho effettivamente fatto il lavoro di giardinaggio, perché non riuscivo a farlo, però comunque mi è stato proposto di fare delle fotografie appunto del lavoro per poi inserirle nel blog del progetto. Quindi, che ne so, per dire, in questa foto stiamo osservando delle piante, in questa foto stiamo vedendo le proprietà delle piante, insomma descrivendo poi il lavoro che veniva raffigurato all'interno della foto. È stato molto bello anche questo, perché nonostante non riuscivo a fare nonostante non riuscissi a fare effettivamente il lavoro di giardinaggio, però mi sono comunque sentito coinvolto tramite appunto questo lavoro di fare le foto, di commentare le foto nel blog e poi fare delle interviste ai ragazzi che erano con me durante il progetto, perché ci sono stati anche diversi altri partner. Quindi oltre a fare il blog con le foto, sono riuscito a fare delle interviste ai ragazzi su come loro stessi stavano vivendo quell'esperienza. Quindi nonostante io non potevo fare effettivamente il lavoro di giardinaggio, ma sono comunque sempre stato coinvolto in ogni fase del progetto, perché, ripeto, oltre a fare il blogger, cioè
fare le foto, postarle, commentarle. Ho anche fatto delle interviste ai ragazzi in cui mi raccontavano come loro stavano vivendo questa esperienza. Quindi anche questo progetto, nonostante le sue difficoltà iniziali, è riuscito totalmente a coinvolgermi in ogni suo passo, in ogni suo svolgimento. È stata comunque una bellissima esperienza che ovviamente consiglio di fare a tutti se ne avete la possibilità. Nulla, io chiudo e spero di avervi interessato e grazie per avervi ascoltato. Io ringrazio sempre Davide e l'associazione che mi ha permesso di fare questi progetti. Nulla, grazie per avermi ascoltato. Ciao! Gemento.com